טוב צדיקים, ברוך השם, רבי עמו אוננובה סטימאנה, רבי עמו אוננובה פרשה, בעזרת השם, ללציוני או ג'י שרה, לעילוי נשמת מבורך סופיר בן סולטנה, איאן כמזל ג'וליאנה בת רג'ינה, איאן כמאיר זרוק בן רחל. E le Avdil ben Hametim Lahain distingue tra le morti e le vite, per esempio, la guarigione, presto. Di tutto israel. Israele. So, la verità che, sempre dopo la parasha di Parashah, ti che siamo andati fino al montagna del Sinai, abbiamo ricevuto le dieci comandamenti, possiamo dire una fenomena che mai succede nella storia, Il Kadosh Baruch Hu è sceso, ha fatto vedere su stesso, e dopo una parasha così, continuare a parlare da altre cose, sempre, sempre un po' difficile. Però c'è una cosa molto interessante. La parasha nostra, che viene chiamata parasha Mishpatim, inizia con la parola Ve'ele, in ebraico, Veele, voglio dire anche questi. Voglio dire che anche questi leggi che abbiamo nella Parashah nostro sono dato sul montagna di Sinai. Quindi, la parasha nostra, in un senso, è solo una continuazione, possiamo dire, del spettacolo. ossia, a Kadosh Bahusta sul montagna. Tutto il mondo sente, i vede, e abbiamo già raccontato che cosa è straordinario. E la Parashah nostra, secondo tanti maestri, fu data là. Vuol dire che tutte le leggi che abbiamo nella nostra Parashah furono date sulle montagne dei Sinai con la presenza di Akkadosh Baruch E questa è una domanda molto forte, voglio dire... E se queste leggi furono date sul montagno del Sinai subito, là, subito quando erano le dieci comandamenti, voglio dire che ci sta una grande importanza in queste leggi che abbiamo nella nostra parasha. Voglio dire che sono molto, molto, molto importanti. E la domanda: è come può essere? Le leggi che vengono date nella nostra parasha, parla del servo ebraico, parla delle leggi delle danni, quando uno provoca danni a un altro. Parla di leggi di multa quando uno deve pagare, se lui ha rubato, si è fatto un furto, quante volte deve pagare il doppio, quattro volte, qui cinque volte. E queste cose sembrano, non possiamo dire non importante, poiché tutti le 613 minzot sono importanti, come che dice la Mishnabe Beavot, Noi non possiamo sapere che è più importante che no. A volte per noi una cosa che sembra importantissimo. Forse per Hashem non è così importante. È una cosa che per noi sembra una cosa così, eh, per Hashem, è una cosa grandissima. L'abbiamo già raccontato tante volte. Nella Torah ci sono due mitzvot che c'è scritto la ricompensa. Uno è rispettare i genitori. Perché se rispettare i genitori, le mecha, ti daranno una larga vita, una grande vita, vivrai tanti anni di chi c'è chi sostenga che questo forza è una più difficile di tutta la Torah rispettare i genitori è un giorno è un lavoro quotidianamente dalla mattina fino alla sera giorno dopo giorno e non diviene anche più facile diviene solo più difficile coloro vengano più anziani e anche noi diviamo più anziani e noi abbiamo le nostre esigenze e quale è la ricompensa su questa mitzvah importantissima le mani <messi> a ricuni a me ci darà tanta vita nell'altro lato abbiamo una mitzvah che sembra una simile mitzvah molto facile ha che se uno va in strada per forza deve stare in strada sia a casa tua non è valida e vede un nido di uccelli e tu vuoi prendere le uova dice la prima che prendi le uova deve mandare via la madre dopo che la madre è andata via puoi prendere le uova questa è una cosa che ti ha durato forse 5 minuti da fare. Sai qual è la ricompensa di questa cosa? La stessa cosa come respirare la genere di vivrai tanti anni, le mani a ricuni a me. Ma come mai? Come può essere? Due cose che sono così estreme nella loro difficoltà e uno è così facile. Abbiamo la stessa ricompensa di Shetor Asir. Tanto uno che ti voleva insegnare una cosa. Tu non pensare che è più importante, che è meno importante. Non è per te a sapere, non è per te a capire. Però comunque di chi? se la Torah ha scelto parlare delle cose che abbiamo nella nostra parasha, subito, dei dieci comandamenti, e nel stesso evento che stiamo in Montagna del Sinai, nell'evento che tutto il mondo era silenzioso, come già abbiamo raccontato la settimana scorsa, non voglio ripetere, ci sta un chiave, ci sta un messaggio che Hashem non sta mandando. Ibisrat Hashem vorrei oggi cercare a capire, neder, quanto che il tempo non dà, come la Kadosh Baruch giudica, chi è per Akadosh Baruch è importante, come Akadosh Baruch vede le cose. Perché se queste leggi furono date subito dopo la ricevuta della Torah, invece di dare le mitzvot forse più importanti, tefilin, mezuzah, kasher, mangiare kasher, che cosa è importante? Si parla di cose molto dettagliate e molto particolari e noi, Be'ezrat Hashem, cercheremo di approfondire. La prima osservazione che possiamo fare è che tutte le mitzvot che vengono date subito dopo le tavole della legge, sono mitzvot che ci hanno a fare tra noi e il prossimo. Noi sappiamo che la Torah abbiamo due tipi di mitzvot: abbiamo mitzvot che ci fanno tra noi, per esempio, fare shabbat, mettere te filin, mangiare caser. Non riguarda il tuo vicino, non riguarda il tuo prossimo, è una cosa privata tra te e il Kadosh E ci sono mitzvot, al contrario, che sono mitzvot che hanno fare solo con il prossimo. Ama tu prossimo come tu stesso, non uccidere, non rubare. Anche le tavole della legge sono spezzate in due categorie. Le prime cinque parlano solo di cose che tra noi è Kadosh Barfu e le ultime cinque, le altre cinque parlano di cose tra noi è l'amico. E qui subito, dopo che vengono date la Torah, una parasha intera, abbiamo 53 mizotte nella nostra parasha. Ecco un numero molto interessante, 53, la prima volta che abbiamo una parasha in tutta la Torah. Una quantità così significativa del mitzvot 53 fa il numerico valorico della parola Gan, Gan vuol dire giardino. Qual giardino come conosciamo noi? Il giardino di Eden, Gan Eden. No? La, cosa, la prima cosa la Torah ti dice: Tu vuoi essere collegato, tu vuoi essere ebreo, tu vuoi riuscire dal paradiso. Ci sta solo una chiave. Inizia a fare mitzvot, Uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, uno dopo l'altro. non ci sta un'altra chiave. Non è. Esso non è una filosofia nel pensiero. Esso Yud voglio dire fare. E questo subito dopo i dieci comandamenti la tua ti dà 53 leggi. i che si fa con il serve, che si fa con il danni, se uno ruba, quando deve pagare, quando deve ripagare? Perché per capire sì? Adesso andare avanti, voglio dire andare avanti nel mondo dove tu devi subito iniziare a reagire e fare. O comunque, perché non dare mitzvot che sono collegati tra noi e Kadosh Baruch. Hu. E qui ci sta una grande chiavezza di chi? C'è scritto nella Parasha scorsa che quando Kadosh Baruch Hu ha dato la Torah, ha dato le due tavoli della legge. Così c'è scritto: Tabrit. La Torah dice che è molto strano che la Torah scrive le parole due. La Torah non deve scrivere due. Se sì, la Torah ti dice che ho dato le tavoli della legge, in plurale, la parola è tavoli. E il plurale capisco da solo dice la gramma plurale sempre si parla di due Quindi perché la torah ti deve dire due tavoli della legge così chiede la dice la torah per insegnante che le due tavoli della legge debbano essere uguali uguale fatto della stessa materia è fatto del safir del hadar speciale speciale il zafiro questo materia fu creato nella vigilia di Shabbat, una delle dieci cose che furono create alla prima venerdì della creazione, la vigilia di Shabbat. E non solo questo, le due tavole della legge hanno la stessa importanza. Quanti volte un ebreo dice: Vedi, io sono un uomo bene, io non rubo, non faccio male, non dico bugia, sono un uomo onesto, faccio le cose come deve. Sicuro che a mi voglio bene, sicuro dopo 120 anni vado al paradiso, che c'è bisogno più di questo, essere un uomo bene. Dice la tua, no, non hai capito niente. Le due tavole della legge hanno la stessa importanza, non solo questo. Uno senza l'altro non esiste. De dove sappiamolo? Molto semplice. Noi sappiamo che subito dopo hanno fatto il vitello d'oro. Ci arriviamo a imparciare a chi ti sa E che ha fatto Moshe Rabbein subito dopo il vitello d'Oro? Eh? Ha spaccato le due tavole della legge. C'è scritto che le anziani, le chachamim, le sette anziani, non erano così felici. Hanno chiesto a Moshe Rabbeinu prima che ha spaccato, Moshe, aspetta, perché spaccare le due? Loro che peccato hanno fatto? Hanno fatto il peccato di idolatria. Idolatria in che. In quale delle due tavole era scritto? E nel destro o nella sinistra? Il viene scritto nelle cinque leggi che sono tra noi e Kadoshba. Qual è il primo? Anno, chia scema le Io sono il vostro Dio. Qual è il secondo? Non avrai altre die. Quindi, non è maestro. Loro non commettono un errore che tra loro e te. Non hanno fatto un furto, non hanno ammazzato, non hanno fatto un peccato tra loro e l'amico. Quindi perché spaccare le due tavole della legge? La cosa giusta è spaccare solo il tavolo della legge che parla delle cose che sono tra l'uomo e Kadosh Baruch Hu. Dice Moshe, non avete capito niente. Uno senza l'altro non esiste. Se uno pensa che lui può essere bene tra lui e il prossimo senza essere bene tra lui e Kadosh Baruch Hu non esiste. E per questo Moshe Rabbeinu ha spaccato le due tavole della legge. Dove vediamo lo stesso concetto con Eliezer. Chi è Eliezer? Eliezer è il servo di Avram Vino. Avram Vino dice a Eliezer e lo manda, dice per favore vai a cercare una moglie per il mio figlio Itzhar. Di chi come si fa a cercare una moglie? Qual è la cosa che dobbiamo trovare in una moglie? Quali sono le caratteristiche che uno deve cercare in una moglie? Molto interessante. Si può approfondire su questa storia, anche che non è parlando lasciata, però ci sono punti interessanti. Eliezer riuscivo questo, diciamo, cosa da fare, trovare una moglie. E Abramo non ha detto nessun dettaglio. È la sola cosa condizione che lui ha detto è che deve essere del paese dove lui viene, perché non può essere che la perché che la ne sono maledetto. Avram non ha detto a lui come si può trovare, che tipo di donna deve essere, bella, non bella, è grande, piccola. È... Non c'è Avram, non ha detto nessuna condizione, ha detto vai a cercare. L Eliese, Reved Avram, che è un grande chachà, già abbiamo raccontato tanto su lui, lui dice, una donna ebraica deve essere uno che per il primo cosa ha il cuore nel posto giusto. Ha detto così. Io vado al pozzo. La donna che darà bere a me, e alle mie cameli, lei sarà buono per il mio servo ishak il figlio del mio de Avram. E così era rifka ha dato acqua a lui alle camele, faccio la storia corta. E subito dopo questo il servo Eliezer ha dato regali a Rifka. Uno dei regali che lui ha dato ha dato due braccialetti d'oro per mettere sulle mani. E la Torah racconta che questi braccialetti di oro erano uguali di peso e qual era il loro peso? 10. 10 beka la gulgolet, questo era il peso. E beca è un tipo di peso antico, non è grammi, però è beca, 10. Perché ha dato due di d'oro che ognuno aveva 10? Kavedi. la nostra Torah, i dieci comandamenti, tutta la nostra Torah è fatta di due parti. Abbiamo il parte tra noi e il prossimo e abbiamo il parte tra noi e Kadosh Kadoshbahu. Io, dopo che hai dato bere alle camere ho visto solo un parte di te. Ho visto che tra te e il prossimo, dentro di te, hai un cuore buono. Tu voglio bene l'altro. vedi che un altro che soffre ti fa male, tu vuoi aiutare. Quindi il 50% ho visto già ce l'hai tu. Devo non dimenticare, dice a lei, ci sono anche l'altro 50%. Tutto che ci fa il rapporto tra noi e il creatore. Tu per essere moglie di Izzak hai bisogno di tutte e due. E per questo ha dato a lei due bracciali per mettere insieme. E questo concetto lo vediamo ancora e ancora, Zadikin. È la fine della parasha. Ci sono qualche versetto che mai si parla su questi versetti, sono molto profondi. Mosè va sta facendo un pacto dopo che hanno asciugato i dieci comandamenti. E che dici qui? Prendete animale e fate sacrifici. Chi ha fatto le sacrifici? Tutti le primogeniti. E prendete il sangue di questo animale. Il 50% del sangue, del sangue di questo animale mettete sul sacrificio per sacrificarlo a Kadosh Baruch, Hu, e l'altro 50% datelo a me, così io posso buttare questi sangue sulle vostre teste e fare un pacto di sangue tra voi e l'Eterno. E prima di mettere questo sangue sulla loro testa. Moshe Rabbeinu ha preso il libro e ha iniziato a leggere della Parasha di Bereshit, dall'inizio della creazione, fino alla Parasha nostra che hanno ricevuto la Torah. Se accettate tutto, mettere sangue sulla vostra testa. In realtà si può tanto approfondire, qual è la storia qui del sangue, però questa è un'altra lezione. Abbiamo parlato qualche anno fa, però ci sta ancora tanti da approfondire. Il Rashid chiede una domanda. Sapete qua la domanda di Rashi? Qual è la cosa che a Rashi preoccupa adesso? Come ha fatto Moshe Rabbenu per dividere il sangue 50-50 esattamente? Questo è quello che chiede Rashid. Come ha fatto lui? E dice Rashid una cosa incredibile. Dice Rashi, è venuto un angelo del cielo. È venuto un angelo del cielo che ha aiutato Moshe Rabbenu a dividere il sangue in due parti. Iguali 50-50, così il 50% può andare sull'altare sacrificato a Kadosh Baruch, Hu, e un altro 50% sulle teste di Amis E qui dobbiamo chiedere: perché è così importante che deve essere 50-50? Deve venire un angelo del cielo per dividere il sangue. E che succede? se sarà 49,9 e 51,01? Perché deve essere 50-50? Qual è il problema? anche con un messaggio tu un parte dove fai un parte, una metà tu lo sacrifici a Hashem e l'altra metà dove fai lo dà al popolo dirti che l'importanza e la deliberazione tua e nel lavoro deve essere uguale se 50 va a Kadosh Baruch Hu, esattamente 50 deve dedicarlo alle tue fratelli deve dedicarlo alla tua famiglia deve dedicarlo al tuo popolo Un'altra volta un messaggio incredibile: diventare un angelo del cielo per averiguare che uno, quando lavoro, quando fa capire. E questo è uno dei primi messaggi dopo che abbiamo ricevuto le tavole della legge. Essere ebreo voglio dire avere la capacità di dedicare su stesso egualmente per il vicino, per il povero, per quello che ha bisogno di aiuto. Come che tu dedica tu stesso a Kadoshba? Che vuol dire questo, Zadiki? Molto semplice. Vuol dire se uno sta al tempio tutto il giorno solo pregando e studiando, non aiuta il prossimo, non pensa sul suo amico, sta in un problema. Non sta facendo quello che deve fare. Perché okay? uno deve dividere il suo tempo. No, l'altro è l'altro. Uno che tutto il giorno sta andando a aiutare le poveri, dalla mattina fino alla sera. Però mai viene al tempio a pregare, anche lui non sta facendo la cosa giusta. Ti disse a Kadosh Baruch Hu, tu devi cercare a dividere il tuo tempo esattamente, però forse il tempo non è esattamente le orari, forse la divisione è più una cosa del testa, una divisione di comprensione che non ci sta uno che è più importante dell'altro. Sono tutti e due importanti. Disse a Kadosh Baruch Hu. Quando l'uomo fu creato erano tre soci. Chi sono i tre soci nella creazione dell'uomo? Noi abbiamo tre soci. Abbiamo papà, abbiamo mamma e abbiamo Akadosh Makum. E senza uno di questi tre l'uomo non può vivere, l'uomo non può essere. Se mamma prende la sua parte non c'è uomo. Se Akadosh Makum prende la sua parte non c'è anima, non c'è vita. E dice, la vita è sapere che tutto è importante disse a Kadosh Bachu, se tu non ami il tuo vicino, se tu non ami il prossimo, in un senso tu non mi ami a me, perché io sono papà e per papà tutti i suoi su, figli sono bene. E quando un padre ha un figlio che sta benissimo, lui è felice. Però se questo padre vede che il fratello, o cioè se il suo altro figlio sta male, papà rimane triste. Quindi se tu vuoi che papà sarà felice, non basta che tu sia un ragazzo buono, non basta che tu fai quello che papà vuoi. Tu devi dire che anche tuo fratello sarà bene. Perché se tuo fratello non sta bene, papà continua a essere triste. E questo che abbiamo detto in Moano, Chibet sarà. E quando dobbiamo essere attenti. Quindi questo è il primo messaggio. Hashem sta dicendo, vedi, è il prossimo, è il prossimo, è il prossimo. Tutto è importante, il sangue deve di essere divido 50 a 50. Però non solo questo, si può approfondire ancora di più. E la verità è che le maggioranze delle misore della nostra parascià sono misore giudicali, possiamo dire la legge civile, la legge per le giudici, come giudicare quando uno ruba, quando uno fa furto, quanto deve pagare, come deve pagare. E sa di chi c'è una grande differenza tra la legge divina, la legge della Torah e la legge degli altri popoli. E qual è la differenza? Molto semplice. E l'obiettivo di qualsiasi sistema giudicale, nel nostro mondo giudicale, è mantenere il pace. Voglio dire, se non ci sono leggi, ognuno fa come che lui lo pare, e invece di vivere felice abbiamo Balaghan, quello fa così e quello fa così, e abbiamo anarchia, e questo non vogliamo. E per questo ogni popolo ha le sue sistemi giudicali, le sue leggi. Perché ha fatto queste leggi solo con un obiettivo: per mantenere la capacità di vivere felice in questo mondo. Queste leggi anche me ne hanno cambiato. Dipende da posto, dipende da epoca, dipende anche dal paese. E In un paese dove tutti sono poveri, forse le leggi sono più comuniste. In un paese dove ci sono tanti ricchi forse ci saranno più democratici, capitalistico. Ogni posto ha il sistema giudicale che lui pensa è giusto per mantenere il popolo in un modo giusto. Però la legge divina è diversamente. Perché? Perché la legge della Torah non pensa su questo mondo. La legge della Torah e l'obiettivo è il prossimo mondo. E questa è la grande differenza tra la legge della Torah e le altre leggi. Sapete, ho visto una cosa incredibile. C'era un uomo in Inghilterra che lui ha vinto il Nobel. Ci sta il Nobel, si fa il Nobel, il prezzo del Nobel. E perché lui ha vinto il Nobel? Lui era un grande giudicale, un grande professor. E tu vedi, facciamo una legge che un bambino non viene considerato vivo fino a che passano 48 ore del suo nascimento. Che voglio dire? Che se Hasve Shalom si uccise un bambino prima che sono passate le prime 48 ore, non sarà considerato omicidio. Perché? E lui anche ragiona perché Perché dice: vedi, forse un bambino esce con difetti di salute. E se lui ha difetti di salute, i suoi genitori sa sarà difficoltà per loro a far crescere lui, vanno a soffrire. E anche il Stato deve pagare tanti soldi, perché tutta la sua vita ha bisogno di medicina, e chi deve pagare questo è il Stato. Quindi, facciamo una legge. Così ha scritto un libro, una tesi intera. Che le prime 48 ore si può evaluare se questo bambino sarà un bambino sano, che può vivere in un modo normale, e se no uno ha il diritto di ucciderlo e non sarà considerato un uccidio E questo ha, ha vinto il Nobel. Non importa che la legge non fu accettata, ma ti fa solo capire perché? Perché loro non pensano sul prossimo mondo. Il sistema giudicale del cui pensa solo di de oggi, del mondo qui. E questa è la grande differenza. Però ci sta ancora a approfondire ancora un po' di più. La Torah racconta che la prima versetta della nostra parasha inizia con la parola ve'ele. E abbiamo detto che vehele vuol dire anche. Quindi la nostra parasha è solo una continuazione della parasha scorsa. Quindi per forza ci sta un collegamento stretto. Se andiamo all'ultimo versetto della Parasha scorsa, abbiamo un versetto molto interessante. Dice la Torah: lo al che voglio dire, non dovrai salire sul mio altare. Così dice la Torah: per mezzo di gradini, nel beta ci sta un altare, e il coin deve salire. Per fare il sacrificio, quando lui sale sull'altare non ci possono essere gradini, che deve essere, deve essere una rampa. Perché? Che importa che adosciba se ci sta una rampa o ci sono gradini, dice molto semplice. Perché il Cohen, quando fa gradini, lui deve elevare le sue piedi e shalom la sua nudità sotto quando uno fa passi grandi può essere scoperto. E non è carino, incredibile, non è carino che le pietre, le sassi delle gradini vedranno la nudità del cohen, no? perché il sasso sta sotto il cohen quando lui fa le gradini. Quindi se lui fa passi larghi, le sassi vedono la sua nudità e non è carino. E poi cosa facciamo una rampa, così possono fare passi piccoli e così non si fa vedere da sotto la loro nudità. Incredibile, vede che legge come Kadosh Bakun de sta pensando su lo che vanno a vedere le sassi. E qui questa legge sembra un po' strana. E la cosa più strana che la nostra Parasha è una continuazione diretta di questa legge. Sadiki, quando uno arriva al cielo per approfondire ancora di più, dopo 120 anni, qual è la prima domanda che viene chiesto? Le prime domande. Zadikim, la prima domanda prima di tutto è: Sei lavorato in un modo onesto? Quando hai fatto negozi, quando hai fatto affari, quando hai toccato il soldi, hai lavorato in un modo onesto o non hai lavorato in un modo onesto? La prima domanda, Tzadikim, uno poteva pensare che la prima domanda sarà: Quando Torah hai studiato? Ah, sei mangiato cascera, se hai messo te fili. No, 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 prima domanda, hai lavorato onesto? Come hai, hai fatto le affari? Come hai fatto il soldo? Non tra me, Akadoshba, come era tu con il prossimo? La prima domanda. La seconda già ci fa fare conoscenza. La seconda domanda è quanto tempo hai studiato? Un'altra parola è: quanto tempo della tua vita hai dedicato per studiare? Adesso, alla seconda domanda non si arriva se alla prima la risposta è sbagliata. Se uno ha fatto affari, non in un modo stretto, non in un modo giusto, non arriva alla seconda domanda. Già la cade, deve dire no, scusa. La seconda domanda si è dedicato. Tzadikin. Abbiamo detto 50-50. È vero, dobbiamo essere onesti negli affari, però a Kadosh Bauru anche dove sta. E la Torah dà una serie di domande. Sei domande ci sono. Non voglio parlare uno a uno, voglio parlare dell'ultima domanda. La ultima domanda che Hashem ti chiede, è se hai capito una cosa o un'altra cosa. In ebraico si chiama mevindavar Davar Ossia, dopo che ti hanno spiegato qualcosa, se hai capito di questa cosa o un'altra cosa. Diciamo, ma non capito che vuol dire capire una cosa o un'altra cosa? Io non ho messi, per esempio, lo che abbiamo detto adesso. Perché la Torah ti deve scrivere che il CoE non può andare su gradini perché le sassi vanno a vedere la sua nudità? Voglio dire che sia sì, scema misericordia sulle sassi, che non è carino che vanno a vedere la tua nudità. Per forza maggiore, che uno deve essere attento che la gente non vanno a vedere la sua nudità. Se tu devi capire una cosa di un altro, se il fatto che Ascente dice che tu devi stare attento sulle sassi per non vedere la tua unità è per darti un messaggio. Qual è il messaggio? Che capirai la storia, che capirai il concetto, che capirai qual è la chiave. E questa è la, la sesta domanda che Ascente chiede. Tu hai studiato la Torah come un bambino di sei anni, come, sapete, c'è un uomo che vede la quadra, lui non esce dalla quadra. Lo che hanno detto a lui, lui fa. Non pensa con due momenti quella cosa giusta, sì. E questo è stupidaggio. Questo è un uomo stupido, un uomo che ha cervello, capisce a volte che deve fare un po' diverso. Perché? Per aiutare le cose che lui fa, sì. Per esempio, un bambino, la sua madre, dice vai al negozio e comprare latte. Però non firmarci. Quando lui arriva a un semaforo, e il semaforo è rosso, che deve fare? Deve firmare o non deve firmare? Se lui vuole essere quadrato, dice bene, ma mamma mi ha detto non firmarci, eh, io devo andare avanti. No? Per uno che è saggio capisce una cosa di un'altra, capisce che il concetto di mamma, quando mamma dice non firmarci, non vuol dire non firmarci, che non firmarci la semafora, vuol dire che essere veloce, che non essere distretto di fare altre cose. Io non è mai essere la stessa cosa con la Torah. Però la domanda è, queste domande sono strane, sapete perché queste domande sono strane? Perché okay. la prima cosa che l'uomo vede dopo che lui muore è un film, Hollywood. Vanno a vedere un film, lui vede tutte le cose che lui ha fatto, dal momento che fu nato fino al momento che lui è morto. O sea, tu in un attimo quando uno muore vede tutto il suo film, tutta la sua vita come una pellicola, vede tutto vede lo che hai fatto, vede lo che hai detto, non solo questo dice il Zor. Tu. questo è un film, un film divino, tu vedrai anche le cose che hai pensato, incredibile, quindi tu vedrai tutto quello che hai fatto dal momento che sei nato, le cose che hai detto e le cose che hai pensato. Adesso vedete che vergogna, state là, vedendo il film, e il tribunale celeste sta anche là, e sta vedendo che tu stai dicendo una cosa con le parole, però in la testa Stai pensando altre cose. Che vergogna è? Che tutti devono vedere, tutti i giudici, il Tribunale Celeste, la Gadosh Boko, deve vedere questo. Se la Torah dice tu devi sempre accettare che l'interno tuo sarà come il fuori. Non può essere diverso. Adesso la domanda è, perché la Torah mi chiede se io ero onesto? C'è il film. Vanno a vedere il film. Perché la Torah mi chiede perché Hashem mi chiederà se sì, ho, ho dedicato tempo alla Torah? C'è il film, perché mi deve chiedere? Vedi, abbiamo tutto visto insieme quanto tempo ho fatto così e come ho lavorato così. Perché mi deve chiedere? Molto semplice. Hashem ti chiede non perché lui non la sa. E Hashem ti chiede non perché non hai visto. Hashem ti chiede perché lui vuoi capire se, secondo la tua interpretazione delle cose, hai fatto la cosa giusta. Perché dieci gente possono vedere la stessa cosa e ognuno avrà il suo pensiero. Quindi non basta che tutti hanno visto lo che hai fatto, perché forse tu hai interpretato le cose che tu hai fatto come una cosa giusta. Quindi io voglio anche sapere che pensi tu, dopo che abbiamo visto tutti insieme lo che hai fatto, che pensi? Questo tu eri un uomo onesto, hai fatto le cose onesto? Sentiamo come tu, tu vedi le cose. Hai Dedicato tempo a studiare? Hai capito una cosa di un altro? Non hai capito niente? E questo è l'importanza di riflettere nella vita. Perché la vita non è solo le azioni che contano, sono anche le pensieri. Perché nel fine, dopo 120 anni, ti chiederanno che pensi su so che lui che hai fatto. E noi sappiamo che la maggioranza cose della nostra vita non sono nero o bianco. La maggioranza delle cose della nostra vita sono grigio. E il grigio dipende dal pensiero. E per questo era molto importante chiedere questo, però ci sta ancora approfondire ancora un po' di più. Dino nei maestri c'è scritto che se tu hai bevuto acqua del pozzo, non può buttare un sasso dentro questo pozzo. E la domanda è sabbia si può buttare nel pozzo. Sicuro che anche la sabbia non può buttare nel pozzo. Perché. Perché, quando la Torah ti dice una cosa, è solo un concetto, non è la cosa formale. Ci sta una storia sul Hafez Chaim, una bellissima storia. Hafez Chaim, capo rabbino della generazione, due generazioni scorsi. un giorno lui è andato a visitare un'altra città, come rabbino andava di città a città. Lui è arrivato a una città e in questa città era un grande uomo molto, molto ricco. Tutta la città ha sentito che il rabbino viene ha detto va bene, è sicuro. Il posto più giusto per questo rabbino andare a mangiare è la casa del ricco, perché lui lo può accomodare come l'onore che lui ha bisogno di ricevere. Sì. Immaginate Hafez Haim, potete immaginare, volevamo fare paragone, perché ogni generazione ha le sue maestre, ma immaginate che il Rabbino va di Yosef, Zichone, viene alla città: chi lo deve, chi, chi deve prendere lui come ospite? Uno che lo può. Sì. il Hafez Haim arriva a casa di un ricco, e lui viene insieme con quello che lo accompagna, perché non in città dove il rabbino andava, c'era qualcuno della città che lo accompagnava per spiegare come le cose vanno. E lui si sede dentro alla casa, e iniziano a far uscire il cibo, era di Shabbat, e il cibi, il cibi, e cibi. Il patrone di casa chiede al rabbino: Rabbino, come è il cibo? E dice: Rabbino, benissimo, il cibo è bellissimo, chiede l'altro. Che lo accompagna come il cibo? Che dice benissimo, mi piace, però. Avete un po' de piccante? Mi, mi voglio un po' di piccante. Avete un po' di piccante? Ave tra sente che quell'altro sta dicendo, dice a lui, la sonara, non dire questo. Dice: Ma scusa, non ho parlato della sonara, non ho detto niente male. La sola cosa che ho chiesto è questo: un po' de piccante, perché mi dice che questo è la sonara? Dice: Sì, dice il rabbino, questo non si può dire. Lui, beve, ingenuo, chiedi, non capisco perché non posso dire questo, mi vuole un po' di voglia per piccante, dice lui. Aspetta, chi ha cucinato il cibo di oggi? Tu pensi il moglie del ricco? No, questo ricco è così ricco a tanto servo, lui ha una cuoca, lei cucina tutto per lui. Adesso tu hai chiesto piccante, lui che va a pensare? Perché tu hai chiesto piccante? perché ti manca, ti manca gusto nel cibo, se il cibo aveva gusto non avevo chiesto il piccante. Quindi che succederà? Domenica lui va ad andare al suo cuoco e va a dire che vergogna mi hai fatto? Il grande rabbino ha mangiato nella mia casa e hanno chiesto piccante per dire che il cibo non era buono? Per favore vai via, cerco un'altra cuoca. Sai di chi in questo vuol dire Sahafezhain? Questa è la sesta domanda che a certi chiede. è capito una cosa di una cosa di una cosa di una cosa? E questa è la legge delle Mishpatim. Uno deve capire una cosa di un'altra cosa. Sai sì, di chi? Una legge forse più strana. C'è scritto che quando uno roba un bue, sì, è la nostra Parashah. E lo e lo vende, deve ripagare il costo del bue più 5 volte il prezzo del buo, o se lui deve pagare multa 500% del costo che hai rubato. Non voglio adesso entrare nel perché, è un altro discorso. Però se lui ha rubato una pecora, non una bua, una pecora, non deve pagare 500%, deve pagare solo 400%. Ti rimasti il perché? Qual è la differenza? Se ho rubato un bue o una pecora, ho rubato un animale. Quindi si deve pagare una multa. La multa deve essere la stessa cosa. Perché quando ruba un bue è 500%, e quando ruba la pecora è solo 400%. Che succede qui? Questa è la Parasha nostra. Fare capire la profondità della creazione. E dice molto semplice. E il bue lui cammina da solo. Quindi, quando tu hai rubato, non hai faticato così tanto. Però la pecora. Lei non sa camminare tanto. E quando tu stai facendo un furto, tu devi essere veloce. Quindi sicuro che la pecora tu l'hai presa sulle tue spalle e ha iniziato a, a correre. Quindi ogni volta che un uomo ti ha visto con questa pecora sulle tue spalle, ti sei vergognato. E per questo vergogna che sei vergognato, ti faccio un sconto. Invece di pagare 500%, pagherai solo 400%. E quindi come mai sì, però scusa, che succede? Chi ha chiesto da lui vergognare su stesso? Chi ha chiesto da lui fare questo furto? Che mi stai dicendo? Lui ha fatto un furto, si è vergognato per il furto, quindi deve pagare da me, no? Chi ha chiesto da lui fare questo? Non rubare e non pagare. Hai rubato, paghi. Che mi importa a me se era sulla tua spalla e fai da mano? Anzi, ti dico una cosa. Forse quello che ha preso il pecora deve pagare da più. Perché? Perché quello che ha preso il bue, lui può fare finta che è il suo bue. Nessuno va a pensare che lui ha rubato il bue. Però normalmente le pecore non si va in una strada con una pecora così, si va piano con tanti pecori. Quindi il fatto che sei andato con una pecora così vuol dire che tutti hanno capito che tu sei un ladro. Quindi, voglio dire, che quando tu hai rubato la pecora, anche non avevi vergogna del prossimo. O se tu hai rubato senza avere vergogna che hai rubato. Quindi, non devi pagare 500, forse devi pagare 600%. Perché paghi da meno? E questa domanda le maestri pensano tanto: come mai la Torah ha detto che il ladro deve pagare da meno perché si è vergognato? Qual è la logica? Che senso ce l'hai? e qui viene Rebelle Lupiano, grande grazie, dice, se tu fai questa domanda vuol dire che tu non hai capito come la testa dell'uomo è? dice Rebelle Lupiano, a volte tu vedi un gangster, un gangster, uno così, un mafioso, un criminale, lui tutto tatuaggi. Va con cosa oro così, tutti i braccialetti e grandi. Si, sì, si vede il tipo da lontano, si sì. viene con una macchina grande, una non lo sia una BMW, tipo gangster, si vede da lontano quello gangster. E tu vedi uno così, dice, vedi, lui non si vergogna. Lui si sente bene. Anzi, lui da lontano, si capisce il profilo, no? Perché lui non si vergogna? Perché lui va così? Quindi lui ha la vita bene. Quando le maestre dice, non hai capito niente. Lui solo da fuori sente che lui è felice. Quando lui sta a casa, da solo, lui si sente malissimo con se stesso. Perché dentro lui sa che lui è un gangster. E che è vero che tutti lo vedano così, alla macchina bella, a quello bello, perché nel, nel cuore tutto che pensano da lui, che lui è un uomo basso, che lui è un uomo. Tu non è anche un uomo, non è anche umano un uomo che fa cosa che lui fa. E lui questa vergogna, anche che da fuori lui sembra così, va in strada. Da dentro lui ha una grandissima vergogna. Dice anche quello con la pecora. Tu pensi che lui non ha vergogna perché lui va con la pecora in la strada, tutti lo vedano. Sai, nel suo, nel suo cuore lui sta malissimo. Dice a Kadosh Banhu, quando io giudica l'uomo. Sia per le peccati sia per le mitzvot. Io non giudico solo l'atto, io giudico quali erano i suoi sentimenti quando ha fatto l'atto. Quello che ha preso la bue, ha fatto finta che non era un ladro, nessuno ha visto, non si è vergognato. Quindi lui è goduto del peccato, quello deve pagare 500. Invece quello che ha preso la pecora, tutti hanno visto che lui era un ladro, dentro di de sé, anche che lui fa finta che lui non, non gli importa si Se sente malissimo, per questo malissimo che lui sente deve pegare da meno. Sa di chi incredibile, ci sta ancora più. Ci sta un alaha, solo fare capire che i sentimenti sono molto importanti. Antiguamente, che si faceva? Quando uno voleva sposare una donna, si faceva prima il compromesso e dopo si faceva il matrimonio. I rusin e chi in tutti questo tempo, la donna non può sposare con un altro, perché già ha fatto il, il russi, L'altro lato, lei non vive ancora con il suo marito. Oggi si fa tutto insieme, si fa il russin e il tutto insieme, perché già è complicato così, non vogliamo eh, fare complicazioni. Anticamente no, si faceva il russin, con l'anello, con tutto, quello da lui, si aspettava qualche mese, e dopo si faceva il matrimonio. E dopo il matrimonio... La donna andava a vivere insieme con il suo marito. Adesso, una donna che ha tradito il suo marito prima del chidushi, ossia se non è ancora andata a vivere nella sua casa, viene ucciso in un modo di lapidazione. Una donna che ha tradito prima del matrimonio, però dopo il, il, il finanziamento, viene lapidato con... Le pietre fino a che muore. Sì, Questa è una delle morte più severe della Torah. Però una cosa molto strana: invece una donna sposata che lei vive con il suo marito, quando lei viene ucciso, viene ucciso tramite, le, tramite soffocazione, che è un morto molto più veloce della e molto meno si soffre. Dice Ma io non ho capito niente. Quello che vive con il suo marito e già sta con lui, eh, questo è un peccato grave. Lei solo soffocazione, sì, con la corda, sì. Invece quella che non era ancora viva insieme con suo marito, era solo finanziata. L'apidazione, la città, che tutti vedano. Perché? Senti, incredibile, sentite questo, per me anche una novità. Quella che è sposata con, su, con suo marito non ha goduto del peccato al 100%, perché sempre aveva paura che il suo marito va a sapere, sempre aveva paura che forse il suo marito va a entrare. Quindi l'acte di lei, lei non era libero al 100%, perché la testa era preoccupata. Quindi lei riceve solo soffocazione. Però quello che era finanziata... E ancora non è sposato, se ancora non vive insieme con il suo marito, quando lei ha fatto il peccato, era libera, non aveva questa paura perché il marito non è soffro di lei, quindi lei ha goduto del peccato al 100%. Hai goduto del peccato al 100%? Il tuo peccato è più grave. La tua morte non è soffocazione, è lapidazione, sì, incredibile. Vedere le conti del giudizio che accadono, come Ascè entra nei dettagli, o sea, per noi sembra tutto il contrario. E Ascè ti dice: No, non è come che tu pensi. Io, quando giudico, vedo il cuore, non vedo l'atto solo. Per te, ti sembra che uno che già sta con il suo marito è peggio. Sa sì, di che In tutti e due è peggio. shalom, sì. Però uno che sta con suo marito pensa che è peggio, no, è meno peggio, perché non ha goduto 100%, certo certo, perché nel suo cuore e il cuore era un po' affrontato. Però invece, quella che non ancora viva con suo marito, lei era libera. Ok, va bene? Sono solo finanziata, non sono ancora sposata. Sa sì, di chi possiamo andare più a più, più, più profondo? Qual è la prima mitzvah della nostra parasha? La prima mitzvah dopo le Dieci Comandamenti. Una mitzvah incredibile. È il servo ebraico. Che vuol dire? Se un udì, caso ciò, e lui non ha sufficiente soldi per restituire il furto che lui ha fatto viene veduto come schiavo per sette anni sette anni lui è schiavo deve lavorare, perché? per ridare i soldi che lui ha rubato dopo sette anni lui viene liberato lui ha la capacità di scegliere di rimanere schiavo non voglio sentire in tutte le che possiamo parlare tanti per capire tutte le leggi tutti i le dettagli però la cosa classica è sette anni. Però avere un servo ebraico non è una cosa semplice. Perché la lacha dice che il servo ebraico viene considerato come il patrone di casa. Perché? Perché tu devi dare a lui le cose meglio che hai nella casa. Per esempio, se in la casa ci sta solo un letto. Chi dorme nel letto? È il patrone di casa o il servo? Ce la trova il servo. Il servo dorme sul letto e tu vai a dormire sulla, sulla strada, sul, 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 sul pavimento. O per esempio stiamo mangiando, il patrone con la sua moglie, con le bambini, e ci rimane un schnitzel, un schnitzel. Adesso le bambini dicono, papà vogliamo schnitzel, vogliamo schnitzel, papà dai noi, le bambini. Dice papà vieni. Bambini, vi voglio tantissimo bene, però, prima il servo. Così dice l'Alaha, che il servo riceve prima di tutti. O se il servo, in un senso, per un servo ebraico, era un'ambizione grandissima. Non tutti erano capaci di fare questa ambizione. Anzi, la Torah dice: Che succede se questo servo è sposato e lui ha figli, prima che lui ha rubato, che si fa? chi mantiene la moglie e le figlie in tutti questi anni che lui è servo? Tu, il patrone di casa deve pagare non solo per il servo, deve sostenere la sua moglie e deve sostenere le sue figlie. E qui c'è di chi non si capisce, però aspetta. Questo servo perché è molto venduto servo? Perché è un ladro, ha fatto una cosa cattiva. Che senso fa che il cattivo che ha rubato quando lui sta a casa tua, deve ricevere più dello che tu hai? Ossia, lui deve recidere il meglio di tutto. Se tu hai una bicicletta e una macchina, tu vai con la bicicletta dai la macchina al servo. Che senso ha? Quello ha fatto qualcosa di cattivo, io mi ho rubato, è lui che ha rubato. E qui sa di chi da profondità della Torah, è incredibile. E dice la Torah, questo servo già si sente vergognato del momento che fu venduto come servo, lui del giorno che è entrato nella tua casa si sente vergognato perché dice io sono come si dice ci sono diveri nella vita non è vero per la tua siamo tutti uguali però così nella società moderna ci pensi no ci sta un giudice un, un ministro un primo ministro, sì, diciamo la piramide della sociale. Chi sta sotto in la piramide? È il schiavo, una cosa del servo. Quindi quello, prima di rubare era un uomo libero. Dopo che ha rubato, basta. Lui come si sente da dentro? Si sente male, si sente sempre quello disprezzato, quello che viene al fino. Ti dice la Torah, ah, tu sai che succede se al tavolo ci sta solo una bistecca? e tu invece di dare la bistecca al servo dai le bistecche alle tue figlie tu sai che succede nel cuore del servo e il servo va a dire e nel suo cuore ah tu sai perché non mi hanno dato il bistecco Perché io sono un servo io non vale niente per questo non mi hanno dato il servo non va a pensare no no non c'è niente con il servo anche il padre quando sta da solo con casa e le figlie vede che le figlie vogliono mangiare da primo alle figlie pochi poveracci hanno fame però il servo non pensa così, perché il servo già e nel suo cuore sta così male, che se qualsiasi cosa che tu non farai, lui dirà, ah sì, sicuro, tu mi, no, non mi vuoi dare letto, perché? Perché io sono un servo, non mi vuoi dare la macchina, perché io sono un servo. Dice la Kadosh, ma con questa cosa lui non deve soffrire. Questa vergogna non fa parte del furto. E qui c'è di chi è incredibile. La Torah dice questo che ha rubato, perché ha rubato? Abbiamo detto, il gangster lui addentro dentro, dentro, sta rotto, addentro, dentro si mangia, da dentro lui sta malissimo. Essere un servo ebraico fa parte della tua guarigione. Perché io ti faccio capire da oggi, non solo che tu non solo che non sei l'importante, tu sei l'uomo più importante. Perché, come che l'ado viene visto come l'uomo più basso nella piramide sociale. Esattamente il servo viene visto come la cosa più bassa della piramide sociale. però no. Io prendo questa cosa che è il più basso e lo faccio numero uno. Al tavolo, lui si siede al capo tavolo. la sedia bella è per lui, il cibo buono è per lui. Io vado con la biciclette, vai tu con la macchina. Perché? Perché un uomo ha bisogno di questo. E per questo, dopo le dieci comandamenti, la prima legge che la Torah dà è questo. Ok, senti voglio fare capire questo. Apri la tua testa, apri il tuo cervello, pensi, pensi sulle gente, pensi come loro si sentono dentro. Non vedere il, il disfrazio da fuori, vedere da dentro come sono i sentimenti. Se uno ha preso una pecora, pega da meno, se ha preso una burro, deve pagare di più. צדיקים. הרבי המקוזי, תתיתן פה פעודה מונלטרה. שיחס ושלום הוא מומו מודה בדישי, חס ושלום. כי פרפירי שם, ורגוני הרה, שינקוי מינו אותו, או חס ושלום הוא חס ושלום, מה היא כל עשרה אפשר על יום. vergogna, mi vergogna perciò un minuto, passa, voglio questo, non voglio morire, morire è una cosa, sì, non si va dietro, quando verrà il massia si va dietro, però... così sembra, però la trono impara una cosa incredibile. Ci sta una storia su Conima Angel, Conima Angel era un, un grande tanà che sempre quando avevano la gente bisogno pioggia, lui faceva un cerchio, si metteva dentro del cerchio e diceva: Kadosh Baku, io non esco da qui fino a che ci sarà pioggia. E così, ogni volta quando c'era una carestia nella terra, sì, lui è un Tanà dell'epoca del Talmud. Lui faceva un cerchio, si metteva dentro del cerchio e iniziava a cadere il pioggia. Era un uomo di miracoli. Però lui un giorno ha letto una profezia. C'è scritto che il tempo che il popolo sarà in esilio passerà come un sogno. Così c'è scritto, così c'è deve re Davide. Ha detto questo rabbino, io non capisco. E nel primo esilio, quanto anni era il primo esilio? 70 anni. 70 anni erano come un sogno? Un sogno è una ora, 5 minuti. Però 70 anni? Ha detto questo rabbino a Cados Bajo, io non capisco come un uomo può sognare per 70 anni. To? Ha detto a Cados Bajo, ti faccio capire. Un giorno questo rabbino, con i amanghi, va in la strada e vede un uomo seminare un albero di carubo. Non so un era tu, mangia carubo. Sapete, l'albero di carubo è un, 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 un albero molto strano dal momento che lo semina fino a che dà frutto passano 70 anni. O sea, seminare un albero di carubo è una cosa molto futuristica, perché tu la semina oggi, il giorno che darà frutto sarà 70 anni dopo. No? Oggi anche questo è cambiato, perché oggi si fa, non so se sapete, manipolazione genetica delle semi, delle verdure, hanno cambiato tutto, oggi tutto che mangiamo già è plastico, non è cibo vero. Però antiguamente il carubo vero, 70 anni! Lui va in strada, vede un uomo che sta seminando un albero di carubo, un uomo già anziano. Ma dice, scusa, ti posso chiedere una domanda? Tu, quando questo albero di carubo usci, tu già sarai nelle, nella grotta tua. Quanti anni ti rimane a vivere? 20, 30? Tu già hai, hai 70 anni. Anche se vivi 120 anni, 50 anni ce l'hai, non vedrai le frutte. C'è cioè, il rabbino hai ragione. Ma tu vedi questo albero qui che ci sta al lato, che io mangio sempre, questo fu segnato del mio nonno, e il nonno ha pensato su di me. Quindi, io semino un albero, penso sul mio nipote, bello, bello. Mentre che lui ha preso un carubo e si è mangiato, si è indormito. Quando lui si è indormito, i non è maestri, si è svegliato. Dopo che lui si è svegliato, ha visto che questo albero che ha seminato è, la, è, è quello che ha visto, è cresciuto subito. Ha detto, scusa, tu hai fatto un miracolo. Questo albero hai, hai seminato tu e già adesso da frutti. Dice, rabbino, io non so chi sei te, però io non ho seminato questo albero. Questo albero mi ha seminato il mio nonno. Che succede? Questo rabbino ha sognato, ha dormito per 70 anni. Hashem ha fatto un miracolo, ha fatto dormirlo per 70 anni. Dice il rabbino, wow, io ho sognato, dormito per 70 anni. Ha è andato a casa sua, ha bussato il porto, questo rabbino, e dice, il figlio di Honima Agel sta qui, ossia cioè il suo figlio, ha chiamato il suo nome. Ha detto, no, no, questo già è morto, questo è il nonno, però il suo nipote vive. Quindi questo rabbino vede il suo nipote, dice: Ah, nipote mio, come stai? Io sono il tuo nonno. Ha detto a suo moglie: chiude la porta, questo c'è uno fuori, sta pazzo. Dice che è il mio nonno. Il mio nonno già è morto 70 anni fa. Questo poveraccio, questo grande rabbino, ha detto: Vedi, anche la mia famiglia non mi riconosce. Dove è andato? Dove si va? Dove non c'è dove andare? Ha andato al tempio, ha detto: Vado là. Lui sta al Tempio, e là ci sta un rabbino dando una lezione. E mentre che lui dà una lezione, dice: Questa cosa io ho sentito del mio padre che ha sentito del grande famoso rabbino Jonia Magel. E quando questo rabbino ha sentito questo, ha detto: Sì, sì, questo sono io! Io sono questo rabbino. E tutti hai iniziato a scherzare tu, questo rabbino, questo rabbino vivamo cento anni fa, non può essere te. Questo rabbino San di ne è uscito e ha detto a Kazush "Fai fammi un favore. Questa notte vado a dormire così. Lui ha detto, alla mattina non mi voglio svegliarci. Non posso vivere in un mondo così. Questa è la storia, la storia un po' triste. I nemai si chiedono, non ho capito. Perché lui ha chiesto di morire? Che succede? Ok, suo figlio non lo riconosce, va bene. Le rabbini non lo riconoscono, va bene. Però che succede? perché lui chiede di non vivere e qui dicono le maestre una cosa molto profonda dicono le maestri, un uomo se non ha cavolo, se non ha riconoscimento se lui si vergogna preferisce non vivere di vivere in un modo così e per questo questo rabbino che aveva la vita aveva, era sano, era tutto detto, però se non ci stanno i riconoscimenti se i miei figli non mi riconoscono se gli altri rabbini non con, riconoscono la mia saggezza che vale la mia vita e di qui vediamo una cosa interessante che mi mette più importante la vita o il riconoscimento e l'onore o l'onore del servo ebraico o l'onore di questo che ha preso il pecora da un'ultima cosa Abbiamo già parlato sulla storia di Uda e Tamar. Faccio la storia in corta. Uda aveva un figlio, si è sposato con una donna, si chiamava Tamar. Il suo figlio è morto, si è sposato con il secondo e il terzo. Faccio la storia in corta, perché la riconosciamo tutto. E un giorno Uda vede la strada e vede questa moglie delle sue figlie. E lui pensa che questa è una prostituta. E lui ha fatto lo che ha fatto. Invece di pagare, lui ha dato a lei il suo anello. Ha detto: Vedi, io ritornerò con soldi. Dammi l'anello, ti do i soldi. Giuda ha dato il suo servo a questa signora e questa signora non l'hanno trovato. No. Tre mesi dopo, che succede? La moglie del suo figlio, che è morto, è incinta. Ha detto: Ah, tu hai tradito! perché tu non potevi tu avevi bisogno di aspettare di sposare l'altro figlio no? ho raccontato la storia tante volte sono là e nel bedding chi sta là nel bedding? sta Yaakov sta Itzhaki, stanno giudicando Il Tamar chiama Yuda, lo dice Iuda. riconosce questo anello sai di chi è? e Iuda si è vergognato ha detto wow questo bambino che lei ha fatto è colpa mia, è bambino mio, perché io avevo bisogno di dare a lui, a lei è il mio terzo figlio. Conosciamo tutta la storia, la faccio conto. La Torah dice: Perché è capitato questo vergogna a Giuda? Molto semplice. Perché Giuda anche ha fatto una cosa, anche lui ha fatto vedere qualcosa a qualcuno. Tamar ha fatto vedere a lui l'anello, per lui ha fatto vedere al suo padre, Jacob, il vestito di Giuseppe. E anche là c'è scritto Hakirnah, il stesso verbo. Hakirnah voglio dire, tu riconosci. Giuda dice a Jacov, tu riconosci il vestito del tuo figlio Giuseppe. Anche questa signora ha detto a Iuda, tu riconosci questo anello. Se io una maestra, Iuda ha fatto questo a suo padre. Tamar ha fatto questo a Iuda. E mai maestro, però scusa, che paragone ce l'hai? Jacob non ha visto suo figlio per 22 anni, la storia di Iosef. Tamar, Tamar ha fatto vergognare Yudah per 5 minuti, forse per 20 minuti. C'è un paragone tra non vedere il figlio a 22 anni, essere vergognato 20, 20 minuti, 5 minuti? Maestri, sì. Per Akadosh Baruch, Hu, il vergogna dell'uomo vale tanto, perché abbiamo visto che un uomo senza riconoscimento, senza un'onore interna, non ha la capacità di vivere e chi possiamo approfondire ancora di più però già stiamo parlando tanto la parasha nostra viene esattamente dopo i dieci comandamenti ok Hashem ti voglio fare capire queste cose uno capisce una cosa dell'altro capisce lo che ha detto il chapez Chaim non chiedere piccante pensare che lui va a fare domani al cuoco tu vedi un ladro con la pecora che si vergogna a misericordia su lui non pensare male, lui nel cuore sta male. Ci sta quella signora che abbiamo detto che ha tradito il suo marito, che non era sposato. Lei viene lapidato e quello viene solo soffocato perché, o ha goduto al 100%. Il pensiero: quanto è importante il servo ebraico, lui è capo da casa perché, lui è capo di casa perché, psicologicamente, lui era così giù. Se vogliamo salvarlo, dobbiamo. Farlo fiorire. Quindi, Hashem da oggi dobbiamo pensare sul prossimo. Anche 50-50, la tua non può essere divisa. Si fa Shabbat, si e mangia Hashem, però si deve pensare sul prossimo. Bezrat Hashem, come che il Beta Midrash fu distrutto per odio gratuito, e il nostro Beta Midrash sarà il costrutto per amore gratuito. Shabbat Shalom, tzadikim Shabbat Shalom, papà.